Si farebbe sempre più concreta nel governo italiano, nonostante le divisioni, l'ipotesi di prevedere un Green Pass alla francese, cioè reso obbligatorio per chi vuole entrare in bar, ristoranti, trasporti pubblici o comunque un utilizzo più esteso rispetto a quello previsto attualmente. Dunque non solo Green Pass per banchetti, eventi, visite a residenze sanitarie, assistenziali o altre strutture, viaggi, matrimoni e grandi feste, la persona che è stata vaccinata contro il Covid o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare antigenico o è guarita dal coronavirus, può ottenere la certificazione verde Covid-19. Dal 1 luglio tale certificazione è diventata valida come certificato europeo e ha reso più semplice viaggiare da e per tutti i paesi dell'Unione e dell'area Schengen. Ma della decisione del presidente della Francia Macron sul Green Pass, i cittadini cosa pensano? Sono d'accordo, certo. Perché? Perché bisogna vaccinarsi, altrimenti qua non ne usciremo mai dal Covid. Quindi anche se venisse introdotta in Italia questa iniziativa non le dispiacerebbe? Ah, per niente. Forse è giusto che la gente si vaccini perché magari dato tutta questa pandemia, che siamo state parecchie persone male, penso che non è male come idea. Sì, perché no? Sarebbe buono, però poi dopo non è che possiamo obbligare le persone anche a diventare schiavitù di questo vaccino. Bisogna anche essere, cioè la libertà è la prima cosa. Però non è male, magari la gente anche si invoglia a vaccinarsi. Sono d'accordo io, sì. Sono d'accordo perché è giusto, secondo me poi. Anche il nostro governo ci sta pensando. Sì, sembrerebbe. Però, tipo, Perché utilizza il condizionale? sembrerebbe perché col governo italiano le cose non sono sempre tanto chiare. Sì, perché adesso come adesso che la gente vanno senza maschera, ci sono le persone che hanno pure il virus e non lo dicono. Per sicurezza io sono d'accordo. Secondo me sarebbe una cosa giusta, perché oggi come oggi, con tutte queste varianti, sarebbe una cosa giustissima. Il nostro governo ne sta discutendo una soluzione simile in Italia? Secondo me sarebbe anche qua in Italia sarebbe giusto questa cosa qua, perché i controlli non mancheranno mai. No, io sono favorevole perché comunque così sicuramente il virus non si espande più anche con questa variante Delta. Fondamentalmente sono favorevole, però effettivamente imporre questa cosa un po' a tutti mi sembra un po' sbagliato, insomma l'imposizione secondo me non va mai bene, però se serve per una garanzia, per stare meglio tutti, perché no? Specialmente in questo periodo dove bisogna fare molta attenzione col problema Covid, quindi avere una certificazione che ti assicura che ci sia della sicurezza, entrare nei luoghi pubblici, approvo. Io non ho fatto il vaccino ancora e Lo farai oppure è una tua decisione di non farlo? per il momento no, purtroppo forse è stata un'informazione sbagliata, comunque su internet, in televisione, tante informazioni discordanti, quindi Io sono super vaccinata, sono studio medico, quindi più di questo. Sì, penso che ho con un tampone, sito positivo al Covid, vaccino con tutte e due le dosi, sì. Che devo dire? Cioè, sono 2 anni che abbiamo questo Covid in casa. Siamo sempre al punto di partenza. Cioè, quindi tutto ciò che si è fatto fino a mo' praticamente non ha risolto niente. Sarà questa la volta buona? Punto interrogativo, non lo so.